Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto un nuovo format. Questa tipologia di video la porterò una volta al mese per non stare a ripostare 200 video uguali, ragazzi. In questa maniera vi informerò dei 10 glitch più importanti del mese funzionanti. Quindi iniziamo dal primo. Allora ragazzi, questa è la prima duplicazione ancora funzionante, unico in Italia ad avere portato i due metodi per buggarsi, raga, sia con il Festival Bus e sia con l'agenzia. Io ne approfitterei, visto che funziona ancora, raga, si fa in due, ma fate auto pulite ogni 20 secondi, 30 secondi, è una cosa assurda. Io ve lo consiglio davvero tanto, perché raga, le duplicazioni con le targhe pulite sono una manna dal cielo. Quindi a questo punto passerei col secondo glitch, ragazzi, della settimana. Allora ragazzi, parliamo di un'altra duplicazione. Questa però è una duplicazione in solo. Avrete bisogno della targa personalizzata, quindi io vi consiglio, se dovete fare questa duplicazione perché siete proprio nella bratta, raga, non avete più la possibilità di vendere tante macchine, vi accontentate di venderne una ogni 30 ore, e allora potete farvi le duplicazioni, raga, con le targhe personalizzate. Anche perché ora, con la possibilità di fare le targhe, ragazzi, potremo comunque cambiarle, intercambiarle, cancellarle e rifarle, sempre se vi funziona il sito, perché con il blocco vendite crea dei problemi, ragazzi. Quindi io con le duplicazioni chiuderei e passerei al terzo glitch. Il prossimo glitch, ragazzi, è una bomba, un metodo che ho portato solo io in Italia, nessun altro ha portato questo metodo, ragazzi, per fare il car to service in solo, ed è veramente una bomba, no timing, no niente, non dovremmo aspettare Tony che finisca l'attività, eccetera eccetera eccetera. Io vi consiglio di andarvelo a guardare, ragazzi, come tutti gli altri video lascerò il link in descrizione, ragazzi, è veramente una bomba. Quindi io passerei al prossimo video. Questo, raga, invece è il car to car. Potremmo moddare qualsiasi veicolo, possiamo chiamare con il meccanico. Se avete un veicolo che potete chiamare dal meccanico, esso lo potremmo moddare, ragazzi. È ancora funzionante, è una bomba, è un pelo lungo, ma una volta che l'avete meccanizzato fate veramente veloce, potrete moddare qualsiasi veicolo vi pare. Quindi ragazzi, a questo punto possiamo passare al prossimo glitch. Eccoci qua, raga, con il prossimo glitch. Parliamo di uno scambio veicoli, un gift card to friends che funziona da circa 10 anni, raga, ma a sto giro l'abbiamo migliorato. Non useremo più 200 veicoli per ribaltarci, come ben state guardando, raga. Io ve lo consiglio perché è veramente una bomba. Con la scramjet vi bagherete in un secondo e scambierete massivamente i vostri veicoli, ragazzi, fino a un massimo di 7, dopodiché dovete sostituire la base, e se lo fate con i veicoli del Motorcycle Club ci metterete veramente un secondo, perché non aspetterete il tempo del meccanico per richiamarli e sostituirli, ragazzi. Quindi io passerei al prossimo glitch. Raga, chi non ha mai voluto l'Avenger moddato? Adesso è facile ed è semplicissimo poterlo avere. Dovete solo trovare qualcuno che lo possiede, raga, e poi con questo glitch potete scambiarvi l'Avenger in meno di 5 minuti. È veramente una bomba, approfittatene finché c'è il glitch dell'arena disponibile, perché quando patcheranno quel metodo per buggarsi sarà un problema. Quindi io vi consiglio di farlo adesso, ragazzi. Se conoscete qualcuno con un Avenger moddato, andatevelo a prendere, il link sta sempre in descrizione, ragazzi, di tutti i video. Quindi passerei al prossimo, ragazzi.
Ed eccoci qua ragazzi con un altro glitch bomba per maxare le statistiche. Se vi siete rotti il cazzo di giocare con le statistiche basse del vostro personaggio, raga, link in descrizione. Questo glitch è una bomba per la forza, per la mira e per tutto il resto. Vi spiegherò tutto nel video, anche se il video è vecchiotto, raga, fa il suo perché. Quindi se volete maxare le statistiche, link in descrizione per fare questo glitch. Io passerei adesso al prossimo. E adesso ragazzi io passerei a questo glitch che ormai lo conoscete tutti quanti, ma forse qualcuno si è scordato questo dettaglio, che nella base operativa hanno aumentato i pagamenti, raga. Quindi il caso Bogdan pagherà 1,5 milioni. Ed è veramente facile farlo il colpo, ci vorranno 8 minuti, 9 minuti per farlo, raga, ma sarà facilissimo. Quindi se volete fare il colpo, il caso Bogdan all'infinito e quittarlo, link in descrizione per come farlo, raga. A questo punto ragazzi, tanto per rimanere in tema, vi voglio portare anche questo glitch che è una bomba. Siccome prima vi ho fatto vedere come fare il caso Bogdan all'infinito, ora vi spiego come saltare le preparazioni della base operativa, raga. Questo glitch è una figata, vi consiglio di farlo se non lo conoscete, perché in questa maniera faremo subito i 3 colpi, raga, uno dietro l'altro. Ed è veramente una figata per divertirsi con gli amici e fare un po' di soldi. Io adesso passerei all'ultimo glitch. Ed eccoci qua con l'ultimo ragazzi, l'ultimo è un funny glitch. Ci sono quei 5 top glitch ragazzi per divertirvi con gli amici. E in questo periodo, siccome GTA è un po' morto, può sempre far piacere. Io vi consiglio di andarvelo a vedere se volete passarvi qualche oretta divertendovi. Quindi a questo punto ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale. E se volete supportarmi è la grandissima, abbonatevi. Bella regà, alla prossima. Sbaglio. Da bam.